Ciao ragazzi e benvenuti in questo decimo e ultimo episodio della mia guida al cammino di Santiago di Compostela. Eh sì, questo è l'ultimo video, però non temete perché ho intenzione di realizzare ancora uno o due video per quanto riguarda le domande frequenti, ovvero le domande che voi mi fate nei commenti alle quali appunto io andrò a dare delle risposte. L'argomento di oggi sono i cammini speciali. Parleremo di andare lungo il cammino di Santiago con dei bambini appresso, quindi bambini piccoli, o bambini anche in età un po' più avanzata. Parleremo di effettuare il cammino portandosi dietro il proprio cane. Parleremo delle persone che effettuano il cammino in sella al cavallo o con il mulo. E poi l'ultimo argomento, il quarto, forse il più interessante, sono i cammini per persone disabili. Ma partiamo dal primo punto, ovvero in cammino con i bambini. A prescindere dall'età del bambino, è consigliato il passeggino e sconsigliato lo zaino. Perché? Perché lo zaino ovviamente graverà sulle vostre spalle, già le vostre spalle saranno gravate da altri bagagli, perché insomma dovrete avere tutto l'equipaggiamento per il cammino, quindi prediligete il passeggino, e anche per bambini magari in età un po' più grande, perché durante il cammino si stancheranno e dovrete trovare un modo per portarli avanti insieme a voi. Quindi un bel passeggino di quelli da fuori strada, se vogliamo, quindi quelli con le ruote grandi, con camera d'aria, di cui dovrete avere delle scorte dietro perché è possibile che si possano bucare, e il vantaggio è che potete caricare sul passeggino appunto, oltre a, magari alle solite cose di cui il bambino ha necessità, anche i vostri zaini, quindi sgravare voi di un po' di peso, quindi le cose più pesanti magari mettere sul passeggino. Chiaramente il passeggino di conseguenza diventerà pesante da spingere. Potrebbe essere utile pensare a delle cinghie per tirarlo al passeggino, quindi siete mamma e papà, qualcuno che spinge, qualcuno che lo tira per i momenti più complessi. E nell'anno 80-90% del cammino non dovreste avere problemi, perché incontrerete asfalto, incontrerete terra battuta, quindi il passeggino andrà benissimo. Ma in certi momenti, come ad esempio la salita del Sebreiro, mi viene in mente, lì c'è una bella pendenza, quindi ci sarà bisogno di entrambe le persone a muovere questo passeggino. Inoltre, i momenti in cui potreste trovare fango, lì la cosa si complica ulteriormente, quindi trovate magari un sistema per tirare in due questo passeggino nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda le distanze, sappiate che ovviamente con un passeggino le distanze si accorciano, quindi farete più fatica a fare la tappa classica del pellegrino, che magari è di 25-30 km. Con un bambino farete 15-20 km. I bambini si stufano, quindi magari ci saranno i momenti in cui, poi dipende dall'età del bambino, però i bambini si stufano, quindi magari sarà un momento in cui sarà nel passeggino, sarà tranquillo e sereno, i momenti in cui piangerà, i momenti in cui semplicemente sarete stanchi o lui sarà stanco e inizierà a rognare, quindi dovrete fermarvi, quindi le tappe calcolate le più corte di sicuro. Se devo essere onesto, le coppie che ho visto lungo il cammino, quelle che ho visto io, che ho potuto conoscere io, avevano tutte quante una gran serenità nel fare il cammino, erano tutte quante molto contente, tranquille, serene, non erano arrabbiate, non erano nervose, perché il bambino nonostante tutto era contento di stare tutto il giorno con i genitori, cosa che normalmente nella vita normale, dove c'è il lavoro, dove ci sono le altre cose, non succede. Quindi il bambino era uno stato d'animo diverso da quello che è nella normalità, nella quotidianità delle nostre vite. Comunque si può fare, non temete, si può fare. Chiaramente io vi sconsiglio di andare sul cammino con un neonato veramente veramente piccolo, aspettate che abbia l'anno, l'anno e mezzo, i due anni magari di età, perché altrimenti potrebbe essere veramente difficile. Per quanto riguarda il dormire, io consiglio di andare in albergo, quelli magari con delle stanze private, oppure in affittacamere. E dormire in stanzoni con un bambino piccolo può arrecare disturbo agli altri pellegrini, e gli altri pellegrini arrecare disturbo al pupo, perché ovviamente potrebbe rognare, ci sono situazioni in cui c'è rumore, gente che russa, e quindi difficoltà nel dormire del piccolo, e se il piccolo piange poi non dormono gli altri, insomma questo discorso qui. Affittacamere se ne trovano generalmente sui 30-35 euro a notte per una stanza con bagno privato di solito, quindi è anche abbastanza fattibile. Argomento numero 2. In cammino con il cane. Si può fare assolutamente, però ci sono due problemi da tenere in considerazione. Numero 1, il cane è in grado di percorrere la strada che noi pensiamo di percorrere, di fare? Mi spiego meglio. Noi magari pensiamo di poter percorrere magari
30-25 km al giorno, però non abbiamo la certezza che il nostro cane sia in grado di fare ciò. Chiaro, ognuno conosce il proprio cane, ognuno conosce la sua storia, il suo carattere, le sue abilità. E però forse è meglio che vi consultiate con un veterinario, una persona comunque molto esperta, e vi facciate dare un parere in tal senso. Perché sarebbe spiacevole, anzi sarebbe molto brutto, che il cane iniziasse ad avere problemi proprio per il fatto di dover camminare tutti i giorni tanti chilometri. Voi vi rendete conto del male che avete? Voi vi rendete conto quando vi potete fermare o vi dovete fermare? Ma invece magari il vostro cane, per vostro amore, perché vi segue, perché vi vuole bene, non si rende conto dei suoi limiti e magari si fa del male da solo, oppure siete voi con la vostra magari idea di andare avanti a non rendervi conto che il cane sta male e potreste andare incontro appunto a problemi spiacevolissimi per questo animale. Secondo problema è il dormire. Nella maggior parte degli alberghi municipali è difficile che vi facciano entrare con il cane. Poi ci sono tutta una serie di altre strutture parallele agli alberghi municipali, come possono essere gli alberghi privati o affittacamere vari, dove magari si riesce a concordare, si riesce a poter avere accesso anche con animali, come può essere il vostro cane. Altre volte magari non vi permetteranno di farlo dormire in stanza, vi diranno ok, qui c'è una stanza, un magazzino, qui magari c'è un cortile dove potete farlo dormire fuori. Dipende se voi questa cosa va bene oppure no. In casi estremi, ovvero in momenti di affluenza elevata del cammino, come l'agosto, come insomma l'estate, potrebbe essere utile per voi avere una tenda dietro, in modo tale che se arrivate all'ultimo momento e non vi fanno entrare nell'albergo e perché non vi accettano il cane, potete optare per passare la notte in tenda magari. Un consiglio potrebbe essere quello appunto di prenotare il giorno prima l'albergo per la notte, ovvero chiamare e vedere di capire se vi fanno stare con il cane oppure no, e in caso affermativo appunto pianificare la tappa in funzione di questo e andare a dormire dove vi danno l'ok. Sul sito pellegrinando.it c'è una ottima lista di alberghi aggiornata al 2014 se non sbaglio, alberghi che accettano animali e quindi cani, quindi vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda questa lista. Terzo argomento è il cammino a cavallo o con il mulo. Sul cammino vedrete abbastanza frequentemente persone che fanno appunto questo percorso accompagnate da un cavallo o da un mulo. Nella maggior parte dei casi il cavallo o il mulo sono incaricati di portare i bagagli, quindi di solito la persona non è in groppa all'animale, ma ha inventato un sistema di ancoraggio dei suoi bagagli per questi animali. E altre volte invece vedrete proprio la persona in sella al cavallo o anche al mulo percorrere appunto la via. E ora, parlandoci chiaro, io non ho un cavallo, non penso che avete un cavallo o un mulo nemmeno voi, quindi è probabile che se avete intenzione di fare questo genere di esperienza, innanzitutto sappiate andare a cavallo o in mulo. Ma insomma numero due, che abbiate intenzione di prenderlo sul posto, quindi di trovare qualcuno che vi possa affittare questo animale e percorrere il percorso appunto con questo animale a noleggio, permettetemi magari il termine un po' particolare. Ci sono appunto delle associazioni, dei gruppi che offrono questo tipo di servizio, che organizzano questo tipo di esperienza, quindi il cammino a cavallo. Vi lascio qualche link in descrizione al riguardo. Io in realtà ho fatto la salita del Sebreiro l'anno scorso a cavallo, quindi sono partito dai piedi del Sebreiro e mi sono fatto gli 800 circa metri di dislivello per arrivare fino in cima in sella a un fantastico cavallo. L'esperienza è stata bellissima. Era un giorno di pioggia, quindi immaginatevi freddo, acqua. Io ero col mio mega zaino in spalla e il poncho addosso e salivo per questo sentiero di montagna, fondamentalmente con questo cavallo. Davanti a me c'era una persona che mi accompagnava, adesso mi sfugge il nome, comunque è stato veramente bello perché pellegrini non ce n'erano quel giorno, c'era una tranquillità pazzesca, una pace assoluta e questa nebbia, questa sensazione un po' misteriosa. E il cavallo poi buttava su molto calore, quindi non è che c'era freddo in realtà, ero bagnato, sì, quasi completamente perché il poncio i miracoli non li ha fatti, però è stata veramente una bella esperienza. Mi pare che una risalita del genere, e di averla pagata attorno ai 40 euro, una cosa del genere,
È stata un'esperienza che mi ha fatto veramente piacere fare, perché ho deciso di farla proprio in un'occasione del genere. Cioè, è facile magari andare al maneggio e farsi il giro a cavallo per il prato, è banale se vogliamo anche, invece farsi un pezzo del Cammino di Santiago in questa atmosfera magica in sella a un cavallo vale la pena, vi assicuro. Quindi se magari vi piace l'idea, arrivati a piedi del Sebreiro, fermatevi a uno dei qualunque alberghi che ci sono là sotto, chiedete e vi indicheranno la persona appunto che vi può fornire questo tipo di servizio. Tra parentesi, il tipo è veramente simpatico, è un classico personaggio un po' burbero, però una volta che rompete il ghiaccio poi si rivela molto simpatico. Poi magari quando mi ricordo il nome ve lo linko qua sotto. E arriviamo così al quarto argomento, ovvero i cammini per persone disabili. Qui voglio subito mettere le mani avanti. Non mi sento di parlare, di consigliare questa cosa. Sicuramente vi darò delle indicazioni, però sono argomenti ovviamente molto delicati, quindi prendete quello che dico con le pinze e documentatevi ovviamente su internet, altrimenti spero di darvi delle informazioni utili e di un qualche genere di interesse per voi. Prima di tutto c'è da fare una distinzione tra disabilità e disabilità, ce ne sono tante purtroppo. Partiamo dalle persone che magari hanno difficoltà ad udire, persone che hanno difficoltà a vedere, e come difficoltà motorie di vario genere, persone magari che molto semplicemente magari non possono portare pesi sulla schiena, o persone che magari hanno problemi a deambulare, o addirittura persone in carrozzina. Le tipologie sono tante, sarebbe difficile, forse impossibile fare un video su andando a esaminare tutte quante le varie casistiche. Comunque cercherò di stare sul generale e dare delle indicazioni appunto un po' generalistiche. È facile dire che il cammino è per tutti, perché? Perché c'è questa idea che appunto il cammino lo possono fare tutti. In parte è vero, in parte no. Cioè, ad esempio, una persona che magari non sente bene potrà tranquillamente fare il cammino, magari dovrà farsi aiutare in qualche momento particolare in cui magari non capisce, non riesce a sentire, non riesce a farsi capire con un'altra persona, ma insomma è una cosa che può tranquillamente superare. Mentre molto più difficile sarà fare un cammino di Santiago per una persona che non vede. Ciò non vuol dire che non sia fattibile, eh? Ciò non vuol dire che non sia fattibile. Ho ad esempio letto di una persona che ha fatto il Cammino di Santiago con un accompagnatore, questa persona cieca, e ha vissuto una delle più belle esperienze della sua vita. Qui sta il buon senso di ognuno di noi, il cammino è un'esperienza provante per il fisico, quindi sarà la persona a dover capire se il suo handicap è veramente un limite, un blocco per quanto riguarda appunto un'esperienza come il cammino. Io penso che comunque in generale, nella maggior parte dei casi, e eventualmente con un accompagnatore, quasi tutti possono effettuare appunto il Cammino di Santiago. Ho visto recentemente su internet che stanno facendo un film che parla della storia di due amici, uno dei quali sulla sedia a rotelle, che appunto fanno tutto quanto il Cammino di Santiago. Parlando di quelli che hanno una disabilità tra virgolette leggera, quindi che magari non possono portare i pesi sulle spalle, come dicevo prima, ci sono dei servizi che trasportano lo zaino dal paese A al paese B o dall'albergo A all'albergo B, di cui appunto queste persone possono usufruire, e di conseguenza il problema non si pone. Mentre invece per la persona sulla sedia a rotella, ad esempio, il problema si pone maggiormente. Ma si può fare, adesso vi spiego come. Prima di tutto, se siete disabili su una sedia a rotelle e la vostra intenzione è appunto quella di intraprendere il Cammino di Santiago, io vi consiglio di acquistare la guida Santiago per tutti, che è questa, realizzata dall'associazione Onlus, credo, Free Wheels, in collaborazione con esperti del Cammino di Santiago, mi pare anche in collaborazione con il sito pellegrinando.it, sulla quale vengono esaminate ovviamente tutte quante le particolarità del Cammino di Santiago per disabili. Quindi in generale, anche se siete disabili di altro genere, potrebbe essere interessante per voi acquistare questa guida, ma appunto è molto più interessante per persone sulla sedia a rotelle, sulla carrozzina, proprio perché va ad definire quello che è un percorso del cammino, quindi non per forza quello originale che percorrono le persone a piedi, ma un percorso nella maggior parte del tempo, del tracciato, e sull'originale, in qualche volta parallelamente su alternative, su strade alternative, per permettere appunto una fruibilità adeguata a chi ha questo problema della sedia a rotelle.
c'è definita anche un percorso per chi vuole farlo in handy bike, che sono quelle biciclette più o meno da corsa che però vengono azionate con le braccia. Quindi sicuramente il consiglio è: possibilmente andate con un accompagnatore, perché sarà difficile senza un accompagnatore, nonostante io sono sicuro che nei momenti più difficili, nei momenti in cui avrete una grande fatica, ci sarà qualcuno lungo il cammino che vi aiuterà. Questo ve lo posso garantire, c'è uno spirito di fratellanza e di unione sul cammino che io ho trovato solo sul cammino, in realtà non l'ho trovato quasi da nessun'altra parte. E quindi aiuto lo troverete garantito, però ovviamente sarebbe meglio se andaste con un accompagnatore o comunque in più persone, in modo tale da poter aiutare la persona appunto sulla carrozzina in momenti di difficoltà. Poi ci sono una serie di cose, come ad esempio alcune carrozzine hanno una terza ruota elettrica che può essere azionata per sorpassare certe pendenze. Insomma, dipende anche dalla preparazione fisica della persona, perché magari c'è la persona tipo Alex Zanardi, che è un mostro ed è potentissimo, e lui probabilmente fare una cosa del genere potrebbe essere uno scherzo, come c'è la persona che effettivamente non solo è sulla carrozzina ma anche una difficoltà fisica a fare una cosa del genere, non ha magari muscoli delle braccia adeguate, del torso adeguati. Insomma, dipende da voi, dovete valutare voi. Comunque il link di questa guida ve lo lascio in descrizione, e dopo tutto questo mio sproloquio di parole spero comunque di non aver offeso nessuno, di non aver sminuito nessuno. È un argomento difficile questo di cui parlare, quindi perdonatemi se sono stato inopportuno magari. Io sto cercando semplicemente di dare informazioni e più utili possibili per chi appunto vuole affrontare questo tipo di esperienza. Bene, l'episodio termina qui, e come vi dicevo prima, questo è l'ultimo episodio della mia guida al Cammino di Santiago, nonostante i qualche video probabilmente che farò in futuro riguardante le vostre domande. Quindi se avete domande scrivetele qua sotto nei commenti, vi darò risposta. Io vi ricordo che linkati qui e qui ci sono gli episodi precedenti, quindi se siete capiti qui per caso oppure se non avete visto qualche episodio che magari può essere di vostro interesse, cliccate e andate a vedere cosa gli altri episodi che ho realizzato, insomma. Un altro consiglio è quello di iscrivervi al mio canale, è gratuito, lo potete fare cliccando il bottoncino qui oppure in descrizione ci sono i link, in modo tale da poter essere avvisati e comunque poter vedere gli altri miei video che andrò a fare in futuro. E fatemi il favore magari di mettermi un bel like sempre qui sotto, in modo tale che io possa crescere con il mio canale e andare avanti, insomma. Spendendo ancora due parole, io vi ringrazio davvero davvero tanto, perché senza di voi questa guida non avrebbe senso di essere, inutile che parlo a nessuno. Ho ricevuto veramente veramente grandi soddisfazioni, perché siete veramente in tanti a seguirmi in questa serie del Cammino di Santiago, e niente, insomma, la mia soddisfazione siete voi, siete i vostri commenti, i vostri feedback. Quindi grazie a voi, e magari guardate gli altri video che ci sono sul mio canale, perché magari mi conoscete solo per questo e magari potete trovare qualche altro argomento di vostro interesse. Spero che i progetti che porterò avanti quest'anno, anche quelli nuovi che non ho ancora svelato, possono essere di vostro interesse, e fatemi sapere quello che pensate, insomma, nei commenti in generale. Quindi in conclusione io vi auguro un bellissimo Cammino di Santiago di Compostela. Come ho già detto, andate sul cammino a cuor leggero, sarà una delle esperienze più belle della vostra vita, ve lo assicuro, e sicuramente avrete voglia di tornarci poi sul Cammino di Santiago di Compostela, perché è una sorta di droga. Quindi niente, buon cammino pellegrini, alla prossima, ciao ciao.